Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Oggi vi mostrerò una mia tecnica per restaurare questa immagine, anzi utilizzerò più di una tecnica per restaurare questa immagine, che è stata rovinata appunto da un acido. Premetto che comunque sono un dilettante e spero che il video vi piaccia. Allora, cominciamo prima a raddrizzare l'immagine. Vi premetto che l'immagine è stata scannerizzata a 300 dpi. Mi serve una risoluzione abbastanza contenuta per lavorare sull'immagine. Allora, per raddrizzarla andiamo su prima. Vediamo se lo troviamo. Strumento, ecco qua, righello. Ci mettiamo su un punto qui. Ok. Per avere la misura, poi andiamo su modifica. Immagine, rotazione, scusate che non mi ricordo sempre. Altro. Ecco, lui ha memorizzato l'angolo di rotazione che serve per riportare l'immagine a una rotazione ottimale. Ok, ecco qua, e ce l'abbiamo dritta. Adesso cerchiamo di eliminare quello che non ci serve dall'immagine, quindi ritagliamo questa immagine. Taglierina. Ecco qui. Andremo a tagliare le parti che non ci servono. Possiamo mettere anche qui. Un po' più qua. Ok, piedino lo rimaniamo. Ok, abbassiamoci un po' sotto qui. A posto, confermiamo. Questa è l'immagine che andremo a restaurare. A questo punto non ci resta che salvare questa parte qui. Duplichiamo questo livello, nascondiamo quello originale e questo andiamo a scrivere restauro. Restauro. Ok, tra i tanti strumenti che si possono utilizzare, io utilizzerò uno in particolare, ecco qua, che si chiama Riempi. Quindi, come funziona? Selezioniamo l'area che abbiamo intenzione di aggiustare, poi andiamo su Modifica, Riempi, in base al contenuto 100%, rimaniamo come adattamento colore. Ok, se vedete è sparito il difetto, quindi questo qui lo riutilizzerò per aggiustare tutti gli altri punti. Per richiamare la scocciatura tastiera possiamo fare maiuscolo F5 e lo richiamiamo. È un po' lungo come cosa. Questo sistema funziona solo se nelle aree circostanti è presente un colore. Non si può effettuare tipo sul parte bianca F5, infatti non funzionerebbe o funzionerebbe male. Si può fare solo sui puntini dove nell'area circostante è presente un colore. Invece per questi qua utilizzeremo il rettangolo, quindi ecco qui, maiuscolo F5, voilà, abbiamo ricostruito la parte mancante. E procediamo con questo sistema su tutta l'immagine. Per i puntini piccolini, in questo caso per fare prima, possiamo utilizzare quest'altro strumento che è lo strumento. Aspettate se lo trovo, che lo dimentico sempre. Io guardo l'immagine, ecco qua. Strumento pennello correttivo a volo. Basta fare così.
e si fa prima, solo in questo caso qui. Allora, come detto prima, con questo strumento si possono ricostruire aree molto piccole. Se invece vogliamo applicarlo con un'area molto grande, come in questo caso già ho sezionato, ho scelto l'area, quindi procediamo, vi faccio vedere quello che succede. Photoshop ha ricostruito in buona parte tutta la zona, solo che ha riportato questi difetti, quindi ripetiamo di nuovo la stessa cosa creando, vai via, creando una piccola zona in questo modo e facciamo di nuovo riempi. Mi raccomando, la selezione deve essere abbastanza piccola, non deve essere molto ampio, così il risultato finale non è quello che vogliamo noi. Bisogna lì. Allora. E voilà, ricostruita questa parte. A questo punto vi lascio al prossimo video. Come ho detto all'inizio, è solo la prima parte dove vi spiego come ricostruire delle piccole zone. Queste zone molto più ampie non è possibile ricostruirlo con il sistema che ho fatto vedere prima. Utilizzerò un altro sistema, un'altra tecnica che sinceramente non so se la usano anche i professionisti, ma io mi trovo abbastanza bene. Quindi vi auguro una buona giornata. Vi raccomando di mettere un like, di condividere il video e di farlo vedere a più persone possibili. Vi raccomando, se non vi siete già iscritti, iscrivetevi e incoraggiate anche altri a iscrivervi al mio canale.